Halloween. Nell'ultimo video vi avevo detto che l'informazione cartacea e non aveva dato il peggio di sé, sul tema Rossi versus Marquez. Eravamo solo all'inizio, lo sapevo, ma non potevo immaginarlo. Negli ultimi giorni abbiamo assistito all'evoluzione 2.0, 3.0 della macchina del fango contro una sola persona, del benaltrismo e del difensivificio e giustificazionismo tutto italiano. Siamo stati punti nell'onore, quel tipo di onore che ci fa dimenticare dei marò, ma ci rende leonissimi dal punto di vista sportivo. L'unica cosa che sappiamo fare è in casa nostra sbarca chiunque, chi che sia cazzo di cane, turisti ubriachi ci stuprano un'opera d'arte al giorno, paghiamo tre riscatti milionari all'anno ai terroristi per farci ridare i cooperanti, ma sullo sport non scherziamo. È emersa la FMI, la Federazione Motociclistica, a sostenere un pilota contro un'organizzazione le cui regole e decisioni ha già accettato partecipando alle sue competizioni, ma che contesta quando non gli vanno bene, non le vanno bene. Apro una veloce parentesi poi sulla Federazione Motociclistica Internazionale, che prima si vende il mondiale per un canone annuo, anche bello cospicuo, e poi si ricorda di essere federazione e auspica educazione e fair play, un po' come se una madre si vendesse un figlio e poi chiedesse da lontano ai genitori acquirenti di educarlo bene, di comportarsi bene. Non poteva mancare il presidente Renzi, che con tutte le cose che ci sono da fare si è schierato e ha telefonato al pilota in modo da poter giustificare un viaggetto a Valencia con l'aereo nuovo. Lui per queste cose ci sta sempre. Poi Libero ha dato una sua interpretazione forcaiola, insinuando sulla omosessualità di Marquez, perché in Italia, dove Berlusconi ha basato l'ultima parte della carriera sul culto della virilità, essere gay è brutto. Tutti li difendono, tutti li vogliono far sposare, adottare figli, ma dare del gay è ancora un insulto. Anche su questo bisognerebbe muoversi. Su Gazzetta è comparso il prete, naturalmente, che incula tutto il Vangelo, che dice di porgere l'altra guancia, tira fuori una teoria in base alla quale il più debole, Marquez sarebbe lui, si deve levare letteralmente dalle palle per far passare il più forte con ambizioni maggiori. Cioè, chi è in una situazione meno vantaggiosa deve far passare quello che ha ambizioni maggiori, che però non si capisce come mai, essendo più forte, non riesce a passare tanto agevolmente. È un Vangelo rivisto, un Vangelo personalizzato. Bah. E adesso faccio fatica a ricordarle tutte, ma insomma, poi sono andati a pescare tutti i VIP facendogli dire come sostengano Valentino, come si fa per le campagne presidenziali, perché è una cosa politica ormai questa qui, ma con un candidato solo e quindi per il favore del popolo un sostegno non si nega. E con tutti i cazzi che abbiamo in Italia è utilissima una cosa così, distogliere l'attenzione. È una figata, è la soluzione migliore e questo è lo strumento giusto, con una validità addirittura di 15 giorni. Nemmeno il calcio arriva tanto. Il calcio ovviamente si esprime anche lui a modo suo, con un delizioso striscione con cui i tifosi del Napoli auspicano una generica rottura di tibia e perone, non si sa chi, dimostrando la loro ignoranza, perché sono proprio le ossa che si è rotto il dottore, speriamo non ricapiti. Il meglio lo dà ovviamente, come al solito, Mediaset, che dopo aver espresso opinioni quasi stupefacenti con i pezzi di temporali, Rangheri, Mengo e persino Budel irriconoscibile, si rende conto che la cosa non porta click e allora si dissociano. Sport Mediaset, una volta tanto sensato, e il resto della rete si dissociano e le mandano i templari, le iene, a rompere le palle alla famiglia Marquez direttamente a casa sua. Vanno a consegnare quello che letteralmente è un cazzo gigante senza palle, perché questo è, con il solito fare invasivo, e si meravigliano del fatto che la risposta non sia elegante. Dichiarano rottura di telecamere, aggressioni, con furto di filmato e materiale, una cosa mai successa alle Iene. Scopriamo poi che, secondo Marca, il giornale spagnolo, e non solo, l'aggressione l'hanno subita i Marquez, che il materiale è stato sequestrato dai Mossos de Squadra, la polizia catalana, quella tosta che non fa sconti, non si intenerisce,
e poi che un po' di materiale forse c'è. Allora esce un comunicato che giustificherà la pubblicazione di quello che gli pare, come al solito, abbiamo solo quelle immagini, come è uso delle Iene, come ho visto fare. Voglio però vedere chi denunceranno e dove e per che cosa, e intanto aspettiamo a Striscia la notizia perché loro non possono mancare. Nel frattempo, tutti i famosi giornalisti addetti ai lavori, quelli che di solito si occupano di moto, che avevano avuto un sussulto di un barlume di senno, che però magari ovviamente non portava quello che doveva portare, cambiano opinione come le banderuole, o rincarano la dose oppure addirittura la stravolgono totalmente l'opinione. Peccato che nel web tutto rimanga e quindi si leggono da un giorno all'altro dei veri e propri deliri, dei cambiamenti di personalità quasi simili al bipolarismo. Un importante manager nel frattempo trova il modo ripetutamente in televisione di dare del demente a Marquez e poi invita a calmare gli animi. Questa cosa di calmare gli animi interessante. I più esagitati dopo qualche giorno diventano i fautori del bene e della pace. Dopodiché lo stesso manager porta il suo pilota in Rai da Fazio, totalmente avulso dal contesto, dato che sono invitati solo attori, registi, queste cose qui, e lì Iannone raccoglie a tutti gli effetti l'eredità di Dovizioso, nel senso che tocca a lui rispondere solo domande su Rossi. Gliene fanno tre e non riescono nell'intento, che è quello di fargli tirare merda addosso a Marquez. Perché Iannone è furbo e forse neanche le pensa tutte quelle cose che gli vogliono far dire, e allora lo lasciano lì e non lo nominano nemmeno nei saluti finali degli ospiti. Le poche opinioni contro in questo panorama generale sono quelle di Travaglio, che dimostra che non serve capire realmente di moto per ragionare, almeno secondo il mio punto di vista. Ungaro, stessa cosa, e Giacomo Agostini. Al netto di Travaglio, che è facile etichettare come il classico rompicoglioni sempre contro, e Ungaro, che è il direttore di una rivista hipster di fighetti alternativi, che fa comodo come tester autorevole, ma viene messo da parte quando dice una cosa scomoda, rimane Agostini, che da leggenda vivente, 15 volte campione del mondo, diventa un rincoglionito colluso con gli spagnoli, con tanto di moglie iberica, invidioso del fatto che a Rossi gli possano aumentare i titoli. Così viene inquadrato Agostini e le sue opinioni trovano un ventesimo dello spazio delle opinioni di Reggiani, che di meglio non ha tutte le volte che tirar fuori la storia di Biaggi, da cui ha sempre preso gli schiaffi. Sono sicuro che ho dimenticato qualcosa, ma mi sono tenuto il peggio per ultimo, di quello sono sicuro. All'esclusiva per il pagamento della MotoGP sponsorizza un team con il nome di Rossi. Indovinate chi è? Sky, che informazione potrà dare? Pilotata, schierata, parziale come mai si è vista nella storia delle televisioni, quasi da essere a volte superiore alla satira che se ne vuol fare. E se i piloti se ne accorgono, come Lorenzo, e lo fanno notare, sbottano, diventano maleducati. E lì viene recapitata e somministrata della merda gratis, come se la storia della Race Direction fosse credibile dopo che viene smentita dalla stessa persona e da tutti gli altri. Lorenzo non c'è mai stato a gridare e lo ha smentito subito, però si preferisce dar credito alle informazioni dell'inviato di BT Sport, che smentisce dopo un paio di giorni, e Sky ne impiega altri due quasi per chiedere scusa. Dopo 3 giorni di merda addosso, nel 2015, sul web, dove tutto è fatto, tutto è deciso, tutto è venduto, tutto è commercializzato, tutto è spacciato, le scuse valgono zero se hanno anche di prese in giro. Resta da capire come mai il più grande gruppo editoriale del mondo, con 20 persone come minimo, almeno dal punto di vista della redazione sul posto, prenda info a cazzo, letteralmente così, e non verifichi le fonti. Giornalisticamente è molto grave. Ancora più che dal punto di vista etico. Giornalisticamente a pagamento è imperdonabile sia dal punto di vista giornalistico che dal punto di vista etico. E qualcuno all'associazione consumatori dovrebbe chiedersi se è giusto pagare un prodotto così. Non finisce qui, tralasciando i promo unicentrici, le piccole menzogne continuative, le arringhe difensive forzate verso una parte sola senza giustificare minimamente l'altra. Il peggio viene raggiunto sul tema del ricorso al TAS. Rossi ha fatto ricorso al Tribunale Arbitrale Sportivo in merito alla squalifica. Se è, il TAS è una entità che è dal 2003 indipendente dal CIO, quindi decide
è superiore praticamente, decide quello che vuole e come vuole, nella direzione che vuole. Più volte ha dimostrato quanto le regole autoconferitesi del motociclismo non siano in sintonia con la giustizia come la interpreta il TAS. Si vede il caso di West, si vede il caso di Haga, entrambi i quali sono stati riconosciuti ancora più colpevoli di quello che per il quale si erano prodigati a chiedere una revisione. Se il ricorso verrà respinto, Rossi partirà dietro, come stabilito da Dorna. Se il ricorso verrà accettato, ci potranno essere un'assistenza favorevole al pilota, ma anche peggiorativa, come appunto accaduto a West e ad Haga. Potrà anche accadere che il risultato sia sub iudice anche dopo la gara, se non si fa in tempo, il che significa che fino a che non sapremo cosa ha deciso il TAS a cui ci si è affidati, anche dopo il mondiale il vincitore di fatto potrà essere non dichiarato in bilico. Guido Meda dice che il TAS non può peggiorare la sentenza. Non è vero. Un'intervista su Gazzetta ad un giudice del TAS, ci fa capire che non è così. A meno che questo non sia un impostore, che qualcuno abbia mal trascritto, di fatto è falso quello che viene detto dal direttore dei motori di Sky. Capisco che non sia laureato né in giurisprudenza né in altre discipline, ma almeno la Gazzetta, quella la può leggere, è in tutti i bar e in redazione arriva gratis. Nonostante i precedenti di West e Haga, sceglie di scrivere falsità. Quindi o non capisce quello che legge, o non, ed è gravissimo per un giornalista, o non si documenta, non sarebbe la prima volta, ed è gravissimo per un giornalista, oppure sceglie di mentire per comodità. E a cascata, dopo di lui, giornalista dell'attestato come Boselli, che viene smutandato su Twitter da un ragazzo. E questo è ancora più grave. È molto grave che una televisione a pagamento trasmetta uno sport di cui è sponsor di un solo team, di proprietà per di più di un pilota in corsa per il mondiale, che sostenga il pilota stesso e che adotti un comportamento da vero e proprio ufficio stampa, ossia in una direzione sola, omettendo quello che gli fa comodo, raccontando altre cose, tutto così. Più volte lo stesso Guido Meda ha accusato giornalisti di MotoGP e Superbike di essere di parte per il fatto di cercare di coprire le spese facendo da ufficio stampa a vari team, piccoli team del tutto ininfluenti. Ci sono colleghi molto bravi e comunque imparziali che ovviamente cercano, no, non essendo super pagati da super testate, super gruppi editoriali, cercano di pagarsi le spese di viaggio del campionato, che sono molto costose, facendo da sponsor, da ufficio stampa a piccoli team, che sicuramente non influenzano l'andamento del campionato, anche perché le grandi case hanno uffici stampa dedicati. E invece una TV sponsorizza un team di proprietà di un pilota di Moto3, per la quale fa un'informazione incentrata all'80% sui piloti di quel team. Sostiene Fenati e Migno, insomma, sostiene in modo plateale il pilota stesso, padrone del team, motivo unico per il quale questa TV ha preso i diritti del campionato, inganna il pubblico, racconta falsità che danneggiano gli altri piloti, il tutto facendosi pagare. Quindi questo è tutto normale invece. Sono normale io che quando faccio notare queste anomalie divento contro Rossi, mentre invece sono contrario a questo modo di fare informazione qui. Dolcetto o marchetta?